Ciao Francesco! Ciao Leonardo! Ciao Gaia, benvenuti a Vigna Maggio! Grazie! Grazie! Francesco ci ha spalancato amorevolmente le porte di Vigna Maggio. Se ci fossero tre cose importanti da dire su questa azienda, quali potresti scegliere? Allora, la prima cosa è che queste pareti sono impregnate di storia del vino, perché qui sono 600 anni certificati sulla carta che si fa vino. Quindi tutto qui parla, profuma e racconta del vino. La seconda cosa è che c'è una storia, perché qui si respira oltre al vino anche la storia fiorentina, la storia del Chianti, la storia artistica, Leonardo, Mona Lisa, tutte le cose che si sanno su Vigna Maggio. E la terza è il futuro, perché l'azienda ha grandi progetti di miglioramento della sua produzione di vino, della sua ospitalità verso i turisti, verso le persone che vengono a trovarci, quindi diciamo su questi tre aspetti stiamo lavorando molto. In maniera eccellente, io lo garantisco, perché insomma ci avete dato un'accoglienza meravigliosa. Quante cose si possono fare quindi a Vigna Maggio se uno, un turista, un ben capitato, capita qui alla vostra porta? La mattina, dopo aver fatto colazione, può venire a lavorare nei campi, oppure farsi un bel massaggio, oppure gustarsi qualche piatto della nostra cuoca Cristina, e poi farci una passeggiata nei boschi qui nei percorsi che abbiamo preparato, e poi mettersi qui a un tavolino con un bicchiere di vino, sì, e guardarsi questo panorama che non smetterebbe mai di... E contemplare, contemplare, contemplare. Due Chianti Classico prodotti qui a Vigna Maggio. Allora, quali sono le differenze, il perché magari anche di certi nomi? Per esempio qui vedo il Gherardino di Vigna Maggio. Perché il vostro Chianti Classico, come si direbbe, di entrata per conoscere Vigna Maggio? Sì, sono due vini a cui sono molto affezionato, e perché sono due facce della stessa medaglia. Il Gherardino, sì, si chiama così perché i Gherardini erano la famiglia che ha costruito Vigna Maggio. Ah beh, allora, quindi sono il merito della costruzione. Che hanno avuto 600 anni fa l'idea di fare questa cosa bellissima. E il Castello di Mona Lisa è la nostra gran selezione, sono molto affezionato. Anche perché gran selezione da poco, ma qui l'hai sempre fatta. E Mona Lisa c'è sempre stato. Adesso sempre abbiamo fatto questo salto alla gran selezione. Senti, ma le uve sono le stesse per le usi? No, sono una selezione di uve, di vini. Qui si fa anche una scelta a mano, come vedremo, sì, poi. E quindi è proprio una partenza diversa. Questo è un approccio più facile, però qui invece siamo su un livello di impegno, sia in cantina che in vigna, molto superiore. Senti, ma il nome, ma sei Mona Lisa, allora mia, perché qui c'è la Gioconda, vero? No, invece proprio sì. In quella camera là. Come? La Mona Lisa di Leonardo qui a Vigna Maggio? Io devo venire a vedere qualcosa. È nata qua perché era una Gherardini, Mona Lisa Gherardini, moglie di Giocondo, quindi per questo motivo, questo legame, è nata proprio qua. Perlomeno alcune fonti dicono così. Povero Giocondo però, Io in qualche modo sono sempre incantato appena esco. Svegliami. E io svegliami. Sono addolorata nel lasciare un posto del genere. Come si fa? Dobbiamo farlo, Francesco. Spero di rivedervi prestissimo. Oh, così va bene. Grazie, grazie mille. Grazie Francesco. Ciao, davvero. A presto. Ciao allora. Ciao.